tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Vapor Life parte 2. Oggi andremo a fare acquisti in tangenziale. Andiamo a comandare. E andremo a prendere due cose molto carine. Esatto, sto prendendo un sacco di soldi, però non fatelo vedere a mia mamma. Mamma sua, se stai guardando questo video, non è vero tutto quello che non è detto. Vero, stiamo bluffando per i nostri subscribers. Subscriber notes unlimited. Non farei gli auguri di buon anno, visto che non siamo ancora visti, neanche il buon con chi? Ah, con voi. Con voi. Il papà non mi di merda. Di merda! Stai sbagliando. Quello che recenserò nel prossimo video futuro di dopodomani mattina alle 17. Tanto di cuore. Ma sì che lo facciamo, sto tenendo il liquido da parte. Tanto cosa arriva il crispy. Non dovevo dirlo. Avremo un sacco di recensioni, salvo per voi. Sì, tipo ho il Tupaft, ho quello del giacolo con lo gelato, la stracciatella che è buono. E questo. E uno che fa schifo. Cioè non fa schifo. A me non piace. No, fa schifo. Fa schifo, è vero. Però devo dire per correttezza che non mi piace. Giusto. Ho fatto recensione anche dell'Atom, della sigaretta e anche dell'altra sigaretta. Anzi, dirò il vero motivo per cui la compro. La compro per voi, ragazzi. Nah. Perché è grazie a voi che noi siamo diventati quello che siamo. E grazie a noi, e grazie a voi che ora io sono qua a parlare di fronte a questo microfono e a questa videocamera. E non sono a casa mia a dormire. È tutto grazie a voi. Tutto colpa vostra. Lo so. Abbiamo fatto i big acquisti e qui c'è un negozio di sigarette elettroniche che non vi consiglio, però non vi dico cos'è. Vi lascio la suspense. E Daniele ha fatto gli acquisti della vita. Un attimo, ci sono più voi in porta. Ma prima fame. Prima fame, per cui andiamo prima a prendere da mangiare. Li mostriamo pure quelli del negozio qua. Ma anche loro hanno la tagbot, eccetera, eccetera. Cioè ci sono un po' più avuti, però comunque costano troppo. Il grande acquisto è questo. Questo ma non solo che non c'è la sigaretta, anche solo la scatola, la questo karma, crispy, tutto in recensione tra qualche settimana, si spera. E adesso andiamo per mangiare, per cui ci vediamo dopo. Ciao. Siamo tornati, sappiamo di merda, di merda. Allora Daniele si è preso la karma della Geek Vape. It's karma, bitch. Un tubo, una mod veramente speciale. Daniele si è preso un tubo. Comunque il cotone è dietro. Il crispy. Ce l'hai. Adesso li generiamo in macchina come i veri vapers. Io no, per ovvi motivi. Veri vapers. Scrivete nei commenti perché non li tenevo in macchina. Ce l'avete mentre sto capito. Guidando. Ce l'avete capito. Ce la stiamo usando bello. Se no scrivete che non sto usando il cotone questo che non ho mai usato. Ha una pastetta strana, lo sentirai. Non sto cacciarlo troppo, fallo bene. Non sto cacciarlo. E non sprecarmene tantissimo come l'ultima volta. No, beh, ma è un po' più carino questo. Allora, andiamo a rigenerare il quest'Atom che è sempre la Geek Vape. Scrivete nei commenti. Sarà sempre caro. Scrivete nei commenti se vi fidate di gioco. Secondo me sì. Secondo me no. Secondo me sì. Sono bravo a rigenerare. Lasciate un like se non vi fidate, credo facciamo un big like. Esatto, tanto abbiamo fatto. Comunque, se avete bisogno di una rigenerazione speciale, chiamate Giacomo all'800 900 300 400 500. Come ha fatto di semi di papavero. Sì, non so cacciarlo, ripeto. Ok, allora una l'abbiamo fatta, adesso gliela mettiamo tutta dentro. Scrivete nei commenti che coil devo usare. E da quanto. Esatto, se avete qualche consiglio di coil da montare su un tubo. Adesso ci sono le cantalle da cantare, giusto? Sì. Già, non vi state da canta. Da 50. Sì, come consiglio. Quindi verrà fuori un 25-30. Aspetta che tiro su perché sennò si sente di merda. Però ci accende un po' lentamente secondo me. Poi boh, vediamo come. Adesso vediamo con anche il liquido. Sperando di riuscire a rigenerare prima di arrivare a casetta.